sin da subito nella gestione di questa emergenza, ancora a febbraio di quest'anno, quando a noi parlamentari è stato chiesto di convertire il primo decreto Covid, effettivamente sia la sottoscritta Sara Cugnan che l'onorevole Sgarbi sono stati gli unici due che hanno votato contro la conversione. Questo perché? Perché già dal primo decreto Covid sostanzialmente si dava una delega in bianco completamente al governo per poter attuare qualsiasi forma di repressione delle libertà individuali, di quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo. E questo c'era scritto sostanzialmente nel primo decreto Covid. Da lì in poi abbiamo visto che cosa è successo, dal lockdown più estremo con le misure veramente allucinanti che abbiamo dovuto subire tutti quanti in virtù di questa cosiddetta emergenza che, se nella narrazione ufficiale all'inizio poteva appunto starci, ripeto, nella narrazione ufficiale, quindi nella falsità anche di dati che sono stati snocciolati come bollettini di guerra ogni sera, oggi che la narrazione ufficiale non dà più questi numeri non ha proprio senso. Quindi sostanzialmente è stata prorogata un'emergenza senza che l'emergenza ci sia, quindi siamo assolutamente in una dittatura sostanzialmente.